Nonno, che cosa stai leggendo? Quest'anno festeggiamo i 30 anni di questo libro, in cui abbiamo raccolto le idee che hanno cambiato il nostro paese, in meglio naturalmente. Com'era? Ah beh, allora era bellissimo, tanto perché ero più giovane e poi perché avevamo un paesaggio bellissimo intorno, avevamo degli artigiani che sapevano far bene il loro lavoro e dei poeti che sapevano raccontarlo. Chiaramente non è che andasse tutto bene, c'erano delle cose inutili, dei capannoni, troppi capannoni, tante case vuote che non sapevamo come riempire. E poi c'era internet, era appena nato e non sapevamo come usarlo. Però è proprio allora che abbiamo cominciato a pensare in modo diverso. Anthony, tu sai giocare a scacchi? Sì, nonno, ma è difficile. Sì, ci vuole strategia e soprattutto conoscere la mossa del cavallo. Là. E allora anche noi abbiamo fatto la nostra mossa del cavallo. Allora ero sindaco di Pieve di Soligo, che è un piccolo paese, ma anche in un piccolo paese si può pensare in grande. E quindi ci siamo candidati a capitale italiana della cultura. E insieme ad architetti, artisti, storici, ci siamo chiesti come ci piacerebbe vivere. E sai cosa abbiamo pensato? No. Vieni con me. Il nostro poeta aveva detto: qui non resta che cingersi intorno il paesaggio. E allora abbiamo cominciato a demolire i capannoni, a riutilizzare le vecchie case e abbiamo scoperto che il vero paesaggio eravamo noi, le persone. E allora abbiamo scritto quel libro in cui c'è scritto che cosa vorremmo essere. Ad esempio, Anthony, tu che cosa vorresti essere? Vorrei essere un'onda.